Si pratica la violenza a Chicago, certo, ma non da me e neppure dagli uomini che lavorano per me. E sapete perché? Perché non è mai un buon affare. Sarà un cult che compie 30 anni ad aprire la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro. Il capolavoro di Brian De Palma, Gli Intoccabili, verrà proiettato sul grande schermo in Piazza del Popolo sabato sera e inaugurerà il festival fondato 53 anni fa da Lino Micciche e Bruno Torri. Domenica sarà invece la volta di un altro capolavoro in versione restaurata, Roma Città Aperta, firmato da Roberto Rossellini, al quale la mostra quest'anno dedica un omaggio con un'indimenticabile Anna Magnani che per questa interpretazione è rimasta nella storia del cinema. Il festival ha uno sguardo sul passato, che è questo, con un omaggio a Roberto Rossellini nei 40 anni della morte, ma anche nei 50 anni in cui lui veniva proprio a Pesaro nei primi anni del festival e l'ha aiutato a essere conosciuto in tutto il mondo grazie a lui, a Pierpaolo Pasolini, Umberto Eco ed altri. E c'è uno sguardo sul passato che è Rossellini, ma il festival naturalmente si chiama Del Nuovo Cinema, è rivolto completamente al nuovo cinema, quello contemporaneo, con delle sezioni tradizionali molto importanti come quella del concorso Pesaro Nuovo Cinema, 8 titoli da tutto il mondo, e una sezione che abbiamo inaugurato l'anno scorso, più attenta al cinema italiano, più attenta al cinema dei nuovi cineasti, meno visto, anzi quasi assolutamente invisibile in altri circuiti, che è questa sezione, si chiama Satellite, visioni per il cinema futuro. Durante la settimana le proiezioni delle pellicole in concorso e il finale sabato 24 con Tommaso, film scritto, diretto e interpretato da Kim Rossi Stewart e presentato fuori concorso alla 73esima mostra di Venezia. Attese in città le attrici Jasmine Trinca, Valentina Carnelutti e Blue Yoshimi, che parleranno di come il mestiere dell'attore si sia evoluto nel cinema contemporaneo, e per Renzo Rossellini, regista e produttore, nonché figlio d'arte, che sarà il protagonista di una tavola rotonda venerdì 23.